ritrovati ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione nata dalla sinergia tra il Consiglio regionale della Toscana e RTV 38. Come ogni 10 di febbraio il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato il giorno del ricordo, la giornata istituita per tenere viva la memoria delle vittime del confine orientale, le vittime delle foibe, un massacro perpetrato negli anni della Seconda Guerra Mondiale successivi all'armistizio dell'8 settembre del 1943, una strage troppo a lungo dimenticata. Per questo, a maggior ragione, è compito delle istituzioni tenere viva la memoria. Una seduta solenne per commemorare le vittime delle atrocità perpetrate lungo il confine orientale, vittime troppo a lungo dimenticate, il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato il giorno del ricordo che ogni 10 febbraio tiene viva la memoria della strage delle foibe, il massacro della popolazione istriano-giuliano-dalmata che fu costretta a fuggire durante la Seconda Guerra Mondiale dai territori contesi tra il nostro paese e la Jugoslavia di Tito. Le foibe sono voragini naturali tipiche del Carso e dell'Istria, dove i partigiani comunisti jugoslavi usavano gettare i cadaveri per farli sparire. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Il momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato ben descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato, e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Alla seduta hanno partecipato anche lo storico Gianni Oliva, uno dei maggiori esperti delle foibe, e la professoressa Daniela Avelli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia del Comitato Provinciale di Firenze. Credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica, i problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata.
contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani, che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli Giuliano Dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra, e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il comitato provinciale NVGT qui a Firenze, e quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGT in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal Ministro Bianchi nell'ottobre scorso, proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Il giorno del ricordo è stato istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo, questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo,
Questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia. Abbiamo ricordato una delle tragedie del Novecento, che per quanto avvenuta in un'area circoscritta dal punto di vista geografico è stata sicuramente tragica per quelle migliaia di italiani che furono costretti all'esodo nei territori che erano italiani ma oggetto della contesa con la Jugoslavia di Tito dopo la guerra. Molti di questi furono perseguitati, morti nelle foibe, a loro la nostra memoria, la nostra solidarietà. È stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Come ogni mese di febbraio è tempo di carnevale, il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato attraverso la presentazione di un volume i 150 anni del carnevale più celebre del nostro territorio, quello di Viareggio. È stato presentato nella sala Fanfani a Palazzo del Pegaso il volume Travolgente Frenesia, la storia di Viareggio e del suo carnevale dal 1873 al 1923 ed oggi, di Giampiero Petrucci e Claudia Menichini. Nel libro si parla della simbiosi che dura da oltre 150 anni tra Viareggio e il suo carnevale. Nelle pagine si ripercorre la storia viareggina dal 1973 al 1923, nei primi 50 anni di vita ufficiale del carnevale, attraverso innumerevoli notizie, avvenimenti e personaggi di ogni genere, con un salto avanti sino ai giorni nostri. C'è stata una grandissima evoluzione nel carnevale, soprattutto anche nei materiali utilizzati, perché ai primi del secolo del Novecento si utilizzavano soprattutto statue in gesso e figuranti umani, mentre dopo invece dagli anni 20 si è cominciato ad utilizzare anche la cosiddetta carta pesta, che in realtà si chiama carta a calco, che è un metodo particolare di lavorazione inventato da un carrista viareggino, Antonio Darliano. È una pubblicazione direi per ora unica, perché abbiamo messo insieme la storia del carnevale dei primi 50 anni dal 1873 al 1923 con la storia di Viareggio e dei personaggi che in quel momento stavano a Viareggio, venivano ospiti, personalità, il bel mondo dell'epoca, e questa è la novità di questa secondo me pubblicazione, perché in genere si erano stati fatti libri sul carnevale o libri sulla storia di Viareggio, e invece noi abbiamo pensato che era tutto in tessuto e che era importante sviluppare questa idea di libro che non c'era mai stato. Si chiude qui anche questo appuntamento della Voce del Consiglio. Ricordiamo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana nel sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento in nostra compagnia.